Morning Bad Comics. Domanda veloce per voi appassionati. Pensateci un po' e ognuno di voi si risponda da solo. Esiste nel mondo del fumetto internazionale, tra gli autori di grande successo, qualcuno che abbia più registri di Garth Ennis? Tutti lo conosciamo per Preacher, una avventura fantasy misticheggiante, però iper sopra le righe, che è anche un buddy movie e un road movie sostanzialmente. Un'avventura on the road. Poi ci mostra le profondità complesse e toste della psiche umana mentre caricatura un personaggio con Punisher. Poi diventa comico e guascone, nuovamente sopra le righe, con la sua versione di 007 con Jimmy's Bastards. Poi si fa serio, preciso, posato, analitico quasi direi, con le sue storie di guerra. Poi ci mostra lo splatter piuttosto antropologico con Crossed. E poi con Discesa all'Inferno, ovviamente avrei potuto citarne tante altre, ma con Discesa all'Inferno sta sempre nell'horror, ma non fa lo splatter, anzi, esattamente al contrario, ci racconta una storia di terrore psicologico tramite l'elemento fantastico. Che cosa succede in Discesa all'Inferno? Ci sono due agenti dell'FBI, liberal, molto bravi, efficienti, con un fortissimo senso di giustizia, che vengono inviati a cercare due loro colleghi, che assieme a un tech team, cioè a una squadra di intervento, avevano una missione. I due agenti dispersi sono entrati all'interno del magazzino, non sono più usciti. Fuori le teste di cuoio non vogliono entrare, c'è qualcosa di strano. I nostri due protagonisti, un uomo e una donna, entrano e vanno a cercarli. Lei, brillantissima, bionda, tosta, con dei problemi di alcol, probabilmente con qualcosa di personale che non funziona. Lui, un po' nerd, subalterno, con qualcosa da dimostrare, ma altrettanto in gamba. Entrano in questo magazzino e subito si rendono conto che qualcosa non va. Primo, non possono uscirne. Secondo, succedono cose estremamente inquietanti. Terzo, loro non hanno più un battito, non sentono più il battito del proprio cuore, del polso, e nemmeno alla gola, non hanno più pulsazioni. Tutte queste cose inquietanti, chiaramente impossibili perché i due continuano a comunicare tra di loro, i due tenteranno di razionalizzarli e noi assistiamo a questo gioco bellissimo, a questo contrasto fortissimo tra due grandi analisti del comportamento umano e della parte peggiore dell'umanità, che tentano di fare quello che fanno di solito, cioè di smontare il caso, che questa volta però li coinvolge direttamente, e rimontarlo, anche se questo caso non ha nessun senso. Il tutto migliorato e accompagnato dal disegno di Goran Suzuka, che esattamente come noi siamo di fronte a qualcosa di inquietante e veramente fa spavento. Discesa all'Inferno, se fosse un film, sarebbe un memento di Christopher Nolan, ma psicologicamente molto più terrificante e soprattutto molto più terribile nelle immagini e nelle situazioni. E attenzione, tenetela via questa cosa di situazioni terribili perché poi ci torna utile. Dicevo, Goran Suzuka è questo spettacolare, bravissimo disegnatore croato che sostanzialmente disegna con tecnica di linea chiara. E quindi noi ci troviamo di fronte a una storia molto complessa, molto inquietante, che non comprendiamo fino in fondo e che però è raccontata per immagini tramite un segno chiarissimo, estremamente efficiente, minimalista quasi, molto dettagliato, ma terribilmente diretto e immediatamente appercepibile, immediatamente decodificabile. Splendida scelta quella di Suzuka per raccontare una storia così. Una storia così che è ancora più complessa perché è raccontata su due linee narrative parallele. Ci sono i nostri due agenti che stanno all'interno del loro inferno personale, psicologico, illusorio, fisico, metafisico, non è ancora dato saperlo. Ma l'altra metà della storia riguarda il loro passato, riguarda forse quello che hanno fatto per meritarsi di arrivare lì, riguarda un caso
apparentemente risolto, ma che forse tanto risolto non è, e che li ha toccati da vicino e che li ha portati a fare delle scelte controverse. E queste due storie si intersecano fra di loro e non sono immediatamente decifrabili. Che bravi questi due, che bravo Gartennis a reinventarsi per l'ennesima volta, che bravo Gartennis a progettare una storia che davvero ti mette il nodo alla gola e quel nodo in certi momenti vorresti tagliarlo oppure tirarlo, perché Discesa all'inferno è onestamente davvero, davvero, davvero inquietante. Io credo che se questo primo volume troverà conferma nei prossimi, questa possa essere tranquillamente uno dei candidati a miglior fumetto dei prossimi anni, perché Ennis è in formissima e ripeto, perdonatemi se sono un po' ripetitivo, ma lo voglio ripetere. Che stupore vedere Ennis reinventarsi tutte le volte, che bello vedere quest'autore che ha fatto il botto tanti anni fa. Continuare a cercare di farlo ma senza mai ripetere se stesso e trovando sempre nuove chiavi per utilizzare il linguaggio del fumetto in maniera sempre diversa. Sono onestamente ammirato. Questo volumetto Salda Press, io credo davvero che sia da prendere. Tra l'altro, all'inizio della lettura, siccome è davvero molto complesso, ci sono delle cose che non si capiscono, e siccome i dialoghi sono i dialoghi di Ennis, ed essendo un grande dialoghista, questa mancanza di comprensibilità mi puzzava un pochettino. Sono andato a vedermi chi fosse il traduttore perché avevo il dubbio che fosse tradotto male, questo volume. E poi invece ho visto che è Leonardo Rizzi, insomma, uno dei migliori traduttori d'Italia. Quindi qui c'è un progetto di complicazione anche verbale. E funziona perfettamente questo contrasto tra la mancanza di comprensibilità delle situazioni che diventano inquietanti per quello, perché Discesa all'inferno ti spaventa tramite le situazioni, non tramite lo splatter, non tramite le svolte, ma tramite quello che ti propone e tu non hai alternativa se non immedesimartici e quando ti ci immedesimi ci sei dentro e non esci più, come i due protagonisti. Quindi il contrasto fra questa complicatezza e inquietudine e inconoscibilità delle situazioni e la linea chiara di Suzuka che invece è immediatamente di fronte ai nostri occhi. Gartennis, Goran Suzuka, Discesa all'inferno. Ragazzi, non fatevelo scappare se siete appassionati del genere o se siete appassionati di Ennis, perché davvero, se i prossimi volumi rispettano le promesse che ci sono qui dentro, siamo di fronte a una gran bella roba. Buona lettura, amici miei. See you. But comics.